Allora, parliamo di uova in generale. Allora, innanzitutto, se le uova sono la base di un vostro tiramisù, fate questo, dividetele le uova, cioè il tuorlo, sbattetelo con lo zucchero, montandolo però come se fosse uno zabaione a bagnomaria. Questo porterà il vostro tiramisù ad essere più compatto, più corposo e con l'uovo pastorizzato, così che non crea grossi problemi se lasciato in frigorifero magari nei mesi caldi, oppure anche preparato nei mesi caldi, perché potrebbe essere anche un pochino rischioso. Un altro modo carino di utilizzare l'uovo è questo: nei piatti, nei primi piatti, dove spesso tipo la carbonara, il tuorlo serve a legare, potete far questo: fate le uova sode, usate il bianco magari nell'antipasto per fare una salsa verde, in modo da non buttare via niente, anche se il costo è irrisorio. Il tuorlo sodo lega molto bene i piatti con le verdure. Io faccio dei maltagliati con gli asparagi che poi lego con la granella sbriciolata del tuorlo sodo, è perfetto, come perfetto per addensare delle salse montate tipo delle maionesi, quindi una parte acida, una parte oleosa, tenuta ferma dal tuorlo, ma in questo caso sodo, così con uno solo, soprattutto per il fratello di Valentina, si evita una botta di colesterolo troppo ampia. Questi sono alcuni trucchetti.